Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. Buonasera ai telespettatori di Telemia, buonasera ai radioascoltatori di Radio Eco Sud, buonasera ai nostri graditi ospiti che sono collegati telefonicamente. Vado subito a presentarli e ringraziarli per la loro gentile disponibilità. Sono Fulvio Barca, che è un imprenditore, Arcangelo Carbone, che è segretario regionale CISL Scuola, Andrea Cozzolino, europarlamentare, tra l'altro è componente del la Commissione Sviluppo Regionale presso appunto la Comunità Europea, Di Paolo Pietro, che è medico attualmente in servizio a Bergamo, e Vincenzo Musolino, che è componente della segreteria regionale della CISL. Noi siamo in diretta, seppur oggi sia il giorno di Pasquetta, e speriamo che sia stato trascorso da tutti nel migliore dei modi, seppur queste limitazioni attualmente hanno impedito ad ognuno di noi di poter fare la classica gita fuori porta. Questo programma viene trasmesso dalla sede distaccata di Telemia, che si trova a Cittanova, e visti i provvedimenti normativi vigenti stiamo ricorrendo all'uso dell'utilizzo della tecnologia e dai moderni mezzi di comunicazione per offrirvi questo servizio. Intanto una breve introduzione: noi facciamo sempre il punto sul Covid-19. Diminuiscono intanto i casi di contagio, anche i decessi rispetto a ieri, ci sono stati solo 431 decessi nelle ultime 24 ore, questi sono i dati del sito del Ministero della Sanità. Il numero dei morti è il più basso dal 18 marzo scorso e in Lombardia diminuiscono i ricoveri, ma preoccupa ancora la situazione a Milano città. Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto vedono prorogate le restrizioni sino al 3 maggio. Le scuole purtroppo potranno riaprire a settembre, ma la scelta spetterà infine al governo. Intanto il dottor Granteri dalla direzione distrettuale antimafia lancia un fortissimo messaggio. Bisogna evitare che gli aiuti che sono stati distribuiti e che verranno distribuiti vadano in mano alle mafie. Infine il ministro della Salute Speranza, in un post che ha pubblicato sulla sua pagina social, ha scritto che il giorno di Pasquetta lo ricorderemo a lungo e ci farà piacere apprezzare più di tutti ciò che in futuro noi dovremo andare a vivere. Dobbiamo essere consapevoli che i sacrifici che stiamo facendo hanno salvato la vita e tantissime persone e permesso al nostro Servizio Sanitario Nazionale di prendersi cura di chi è malato. Noi dovremmo avere già al telefono il nostro primo contatto telefonico, che è il dottor Fulvio Barca da Taurianova. Buonasera e grazie per essersi reso disponibile. Buonasera e grazie a voi per l'invito. Grazie. Lei di cosa si occupa esattamente, dottor Barca? Guardi, mi occupo di vendite di generi alimentari, avendo io un supermercato ad insegna MT a Taurianova, sì, ormai da tanti anni.
anni. Benissimo. Lei peraltro è anche componente di Confesercenti. Noi siamo in stretto collegamento con le associazioni di categoria e sappiamo che questo non è un momento molto bello, soprattutto per voi imprenditori. La sua attività imprenditoriale, quanto ha avvertito il peso di questa pandemia in termini pratici? Ma guardi, la mia attività, diciamo che il mio è un canale un po' diverso rispetto a quello che effettivamente è il supermercato, essendo non a tutti gli effetti un discount, quindi a dire il vero non ha avvertito cali sensibili di vendite, anzi le posso dire che confrontando i dati con lo stesso periodo dell'anno precedente, poi per via di ristrutturazioni che abbiamo fatto all'interno, vuoi per via di altri servizi che abbiamo dato ai nostri clienti, comunque abbiamo mantenuto o abbiamo aumentato, seppur in misura lieve, un leggero incremento. Benissimo. A seguito dell'ordinanza della Protezione Civile, per intenderci la 658, al Comune di Taurianova è stato stanziato un contributo che è intorno a 144.000 euro per i buoni spesa. Lei ha aderito al bando che è indispensabile per accreditarsi e poter accettare questi buoni? Assolutamente non potevi non partecipare a questo bando, anzi abbiamo ricevuto anche risposta attraverso PEC da parte del Comune e la convenzione è stata approvata. Certamente sì, che vuoi, questo aiuta sensibilmente moltissime famiglie che in questo momento sicuramente non stanno molto bene, parliamoci chiaro, sì. Per via di tutte le attività che sono state chiuse, assolutamente sì. Ma attualmente lei ha dovuto ridurre la forza lavoro a seguito dell'improvviso blocco dettato dall'emergenza Covid-19 oppure tutto sta camminando nella normalità, diciamo, delle attività? No, non abbiamo ridotto il numero, no, assolutamente, anzi abbiamo più che altro, ci siamo organizzati diversamente, ecco, è questo il punto. Ci siamo organizzati diversamente anche perché prima non facevamo l'orario continuato, adesso lo fai, quindi ci stiamo cercando di organizzarsi in maniera diversa, sempre con lo stesso personale o aumentando solamente una persona in più nell'intermedio, cioè negli orari che vanno dalle 12 alle 4, sì. Abbiamo quindi preso una part time affinché possiamo dare dei servizi maggiori rispetto a quello che offrivamo prima. Sì, benissimo. Per quanto riguarda i buoni spesa, a Taurianova sono stati già distribuiti, è stato espletato questo circuito previsto dall'ordinanza della Protezione Civile oppure ancora si sta per partire? No, fino a questa settimana non è uscito ancora nulla, in quanto il Comune sta predisponendo il sistema di gestione di questi benedetti buoni spesa, okay. E quindi non posso dire neanche con certezza se il buono sarà cartaceo o se sarà elettronico, ma noi comunque siamo pronti in ogni caso a qualsiasi tipo di gestione, così, anche bene. Se elettronico. Bene, da imprenditore e senza voler aprire alcuna polemica, come giudica le proposte del governo per la sua categoria professionale e soprattutto questi incentivi, queste misure di sostegno che sono state pensate? In realtà saranno un'opportunità oppure si rischia di non riuscire a far fronte a quelli che saranno gli impegni nel medio e nel lungo periodo? Guarda, diciamo che per far fronte abbiamo sicuramente ci siamo dovuti organizzare in maniera un pochettino, sai, non eravamo pronti a questa situazione, sì. E quindi siamo stati molto bene attenti ad osservare molte cose che prima non percepivi. Il Presidente del Consiglio ha fatto appello alla GTO affinché si potesse fare qualcosa per andare incontro a quella che è effettivamente la realtà dei fatti, soprattutto a Sud, no? Quindi sì. Noi abbiamo partecipato facendo una consistente scontistica all'iniziativa che lui ci ha proposto in sostanza, ecco quello sì.
Bene, bene. Noi speriamo di poterci risentire in futuro per registrare un dato positivo, soprattutto di quelli che saranno gli impegni di natura economici che verranno fatti. In ogni caso, durante questa trasmissione, se lei volesse intervenire, perché seguendo gli altri interlocutori trova qualche utile spunto, lo potrà fare tranquillamente contattando la nostra redazione. Io la ringrazio per essersi reso disponibile nel giorno di Pasquetta e soprattutto la ringrazio per l'impegno che quotidianamente impiega per rendere possibile la distribuzione dei beni alimentari a tutti i suoi clienti. Che come sa, noi in questo periodo, sai, di grande difficoltà, il duro lavoro a cui siamo sottoposti in queste settimane, io sostengo, guarda, che il nostro lavoro è per la quale noi siamo esposti, no? Siamo esposti al pubblico. Sì. Io ritengo che il nostro lavoro, la nostra attività insieme ai miei collaboratori, che devo elogiare, credimi che ce la mettiamo tutta con tantissimi sacrifici che facciamo tutti i giorni. Io ritengo che la mia attività, dicevo, viene dopo degli ospedalieri. E sinceramente ti dico, guarda, siamo stimolati, ma davvero, a guardare sempre avanti. Bene. E dobbiamo continuare a mandare sempre messaggi positivi a tutti, affinché veramente finisca questo periodo e affinché tutto, utilizzo lo slogan nazionale, affinché tutto, guarda, andrà bene. Bene, bene. Vi saluto, siete stati molto gentili. Grazie, buon lavoro, grazie, buonasera. Buona serata, grazie. Buona continuazione. Grazie. Noi adesso andiamo avanti con il nostro programma, come anticipato all'inizio, tratteremo anche il tema della scuola, perché i nostri ragazzi improvvisamente, dopo il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno interrotto la frequenza scolastica. Abbiamo in linea Arcangelo Carbone, che è segretario regionale della CISL Scuola. Buonasera segretario, grazie per essersi reso disponibile. Buonasera a tutte voi e grazie per l'invito. Benissimo, oltre alla sospensione, come dicevo prima, di tutte le attività didattiche, il modello di formazione è stato letteralmente stravolto. Secondo lei, eravamo pronti ad affrontare questa fase oppure, grazie alla capacità dell'adattamento, stiamo riuscendo a far fronte a questa imminente necessità? Allora, diciamo che nessuno poteva prevedere quello che non era prevedibile. Sì. Però rispetto a quello che è successo, il mondo della scuola, penso sostanzialmente, pur con tutti i distinguo che ora fra poco farò, è riuscito sostanzialmente, stravolgendo l'attività da presenza all'attività didattica, è riuscito sostanzialmente la scuola a dare un contributo agli alunni che era obbligatorio e necessario in questo momento, sia in termini di didattica scolastici, ma anche in termini di relazione. Quindi la scuola, l'istituzione scolastica, con le difficoltà, pur con tutte le difficoltà che abbiamo a livello sociale, pensiamo che la fibra ottica non ci sia dappertutto, pensiamo che i computer non ce l'hanno tutte le famiglie. Nonostante ciò, la scuola, con molto spirito di abnegazione, con grande senso di appartenenza, è riuscito sostanzialmente, o in un modo o in un altro, ad andare incontro a quelle che erano le esigenze inderogabili degli alunni. Da un punto di vista prettamente tecnologico, ecco, lei ha nominato prima la fibra, i computer, le scuole della Calabria a questa necessità informatica hanno risposto con strumenti che sono al passo con i tempi, oppure per l'ennesima volta ci siamo dovuti adeguare a vecchi computer, a vecchi sistemi informatici, cercando di adattarci e soprattutto rischiando di rallentare i processi formativi? Diciamo che l'istituzione scolastica, grazie ai fondi europei, parlando di istituzione scolastica in sé, dal punto di vista informatico sostanzialmente era attrezzato. Il problema era quello di garantire, comunque, quello di garantire agli alunni la didattica a distanza attraverso i mezzi informatici, che non tutti. E quindi la scuola si è attrezzata con i propri mezzi,
dando quello che aveva e sostanzialmente lavorando, anzi docente, anche tramite WhatsApp, sì, facendosi mandare i compiti dagli alunni, perché la scuola sostanzialmente è riuscita a venire incontro a quelle che erano le carenze sociali di questa terra, che sono ataviche e strutturali. Bene. Noi, segretario, sappiamo benissimo che una buona scuola è fatta tanto da buoni insegnanti quanto da buoni dirigenti, da buoni dipendenti, anche da buoni ragazzi e dalle famiglie, ma di fondo i docenti che stanno svolgendo un ruolo straordinario in questo momento per portare avanti questo percorso scolastico, quali difficoltà, oltre a quelli che lei prima ha descritto, stanno vivendo? E poi soprattutto al Ministero, la CISL Scuola, ha fatto presente queste difficoltà e sono state ottenute delle risposte, oppure si continua ad andare avanti navigando a vista? Allora, penso che sia sotto gli occhi di tutti il lavoro straordinario che stanno facendo complessivamente tutto il mondo della scuola, sì, docenti, dirigenti, ma anche il personale ATA, che sostanzialmente con grande senso di appartenenza si è messo a disposizione per garantire comunque sia in un momento di grande emergenza quello che poteva essere garantito. Sì. Quindi sostanzialmente il lavoro straordinario dei docenti è un fatto che abbiamo visto e che sappiamo tutti, ma è la comunità scolastica nel suo complesso che si è posta con grande senso di appartenenza e con grande solidarietà verso il contesto sociale, elargendo agli alunni quello che era possibile rispetto alle carenze storiche che abbiamo in questa terra agli alunni. Bene. Penso che lo stia facendo, e questo la CISL Scuola chiede insistentemente al Ministero, alla signora Ministro, sì, che è giovane, un tavolo costantemente, lo sta chiedendo da tempo, per regolamentare questa didattica a distanza, perché comunque sia è un'organizzazione del lavoro che deve essere in un certo senso normata, sì, regolamentata, e anche per l'avvio del nuovo anno scolastico chiede il tavolo inoltre per, con l'amministrazione, per i dispositivi di sicurezza anche per il prossimo anno, sì, perché noi speriamo che ci siano tutti gli antidoti quanto prima di questo mondo. Ma per quello che ci è possibile prevedere in questo momento, pensiamo che l'anno scolastico successivo, il prossimo, non noi ce l'auguriamo, ma non pensiamo che possa essere normale come quello dell'anno scorso. Sì. E quindi a questo punto dobbiamo sederci col Ministro, e stiamo proponendo a più riprese, perché si discuta sui dispositivi di sicurezza, che si faccia un protocollo per la scuola, come hanno fatto le confederazioni col governo per quanto riguarda le industrie e per quanto riguarda sostanzialmente i luoghi di lavoro del pubblico e del privato. Speriamo che per il prossimo anno c'è da ragionare i mezzi di trasporto, come, sì, trasportiamo gli alunni, la mensa come la garantiamo, la didattica a distanza, e possiamo tenere tutti gli alunni 25-24 per ogni classe, o non è pensabile invece, noi lo stiamo proponendo, che ci sia una parte di alunni che lavori in presenza e una parte con la didattica a distanza? Cioè queste cose vanno ragionate ora, vanno in un tavolo che noi stiamo chiedendo insistentemente al Ministro, speriamo che quanto prima ci chiami per ragionare. Ma soprattutto, se gli esami per esempio del secondo grado, sì, servono, ci dovesse essere la prova online, ma bisogna ragionare prima se i nostri alunni, quelli della nostra terra, sì, dove viviamo, sono in grado di connettersi, di avere un computer, e viceversa dobbiamo quantomeno predisporlo e garantire che possano fare i nostri alunni esami
come gli alunni di tutti gli altri posti d'Italia. Questo è un discorso che va approfondito, va ragionato con un tavolo fatto ora, non là. Ecco, segretario, le chiedo scusa. Come dicevo prima, sicuramente il governo con questo comitato che è stato recentemente istituito potrebbe recepire questa proposta, perché il loro compito sarà appunto quello di riorganizzare il futuro, soprattutto alla scorta delle nuove esigenze. Voi potreste inviare, questo tipo. Io penso che sia una cosa lodevole fatta dal governo, quello di predisporre un tavolo tecnico con degli esperti, però ragionando con quelli che hanno il polso della situazione, che siamo noi sindacati della scuola, penso che un contributo in tal senso potremmo ulteriormente darlo. Peraltro, per amore di verità, i fondi stanziati dal Ministero sono già arrivati, io sto chiamando le scuole. Questi sono i fondi per acquistare i computer. Questo. Il problema è che le scuole, che hanno attivato addirittura lodevolmente da subito le procedure per l'acquisto, si stanno sentendo rispondere che il materiale non arriverà prima di un mese. Bene. Anche con i trasporti più veloci, con i metodi più veloci, prima di un mese non avremo i mezzi informatici. Benissimo. Cioè quello che serverà agli alunni. Quindi il problema sostanzialmente, da una parte il Ministero lodevolmente ha mandato e ha accreditato subito i fondi che sono già disponibili in dotazione alle scuole. Bene. Il problema è avere ora, data l'enorme richiesta che è stata fatta simultaneamente da tutte le scuole, probabilmente le ditte hanno difficoltà a garantire i mezzi informatici sufficienti. Benissimo, io le chiedo scusa, le faccio un'ultima domanda, poi dobbiamo andare avanti, ci sono altri ospiti, ma mi ripropongo di ricontattarla e approfondire per seguire questa dinamica. Secondo lei, segretario, in futuro la scuola come dovrà cambiare per mantenere appunto il ruolo che deve avere e con queste dinamiche che ci stanno stravolgendo l'esistenza della quotidianità? Sì, pronto? Pronto. Ecco, mi sente? Io sento. Ecco, stavo dicendo, secondo lei in futuro la scuola come dovrà cambiare per poter mantenere il passo a quella che è la necessità della quotidianità, del ruolo che deve svolgere? Intanto fare esperienza rispetto a quello che è successo e trarre tutte quello che è da trarre da questa esperienza in termini di proiezione verso il futuro. Questa esperienza ci ha dimostrato che è indispensabile che i mezzi informatici vengano e siano in dotazione sia alle scuole ma anche agli alunni. E che quindi una formazione impostata in tal senso, anche se una buona formazione è già stata impostata da alcuni anni a questa parte, ma ancora un'ulteriore formazione in questo senso, e la scuola del futuro sostanzialmente è quella che io non ho la sfera di cristallo per sapere quello. Io, alla luce di quello che abbiamo sotto mano, che sta succedendo, penso che le scuole debbano in un certo senso lavorare con la stessa mentalità con cui, il senso di appartenenza con cui hanno lavorato fino ad ora, ma in dotazione delle scuole che ci siano gli strumenti informatici necessari, ma soprattutto delle famiglie e degli alunni. Benissimo. Quindi, perché una scuola a questo punto che non dovesse trarre spunto da questa esperienza sarebbe una scuola secondo me poco, ma quello che avverrà per la scuola è un problema politico, non tanto di noi adesso scuola, avendo istituzioni scolastiche. Ecco perché chiediamo che ci siano dei tavoli su cui si ragioni anche per l'avvenire. Assolutamente. Quindi noi siamo aperti a tutto. Grazie a voi. Buona prosecuzione, stiamo tutti a casa. Benissimo, la ricontatteremo in futuro. Grazie, segretario. Noi
di quanto ci è stato detto dal segretario della CISL Scuola, Arcangelo Carbone, che ringrazio, ne parleremo anche con l'onorevole Andrea Cozzolino, che è europarlamentare, tra l'altro componente della Commissione di Sviluppo Regionale. Buonasera onorevole, grazie per essersi reso disponibile. Buonasera a voi, grazie a voi. Onorevole, sembra prevalere un'idea che tende a svilire il ruolo dell'Europa. Nella realtà dei fatti potrebbe essere un difetto di comunicazione dettato da questo particolare momento storico, oppure le politiche europee hanno un percorso ben preciso che apprenderemo nel breve periodo e ancora non abbiamo avuto contezza? Ma no, io non vorrei aggiungere adesso altri elementi che confonderebbero ulteriormente le già difficili, diciamo, costruzioni che si sono fatte in queste settimane sull'Europa. Però l'Europa in queste settimane, soprattutto l'Europa comunitaria, cioè delle istituzioni, della Commissione, del Parlamento, hanno svolto cose molto importanti che erano persino impensabili anche solo poche settimane fa. Noi abbiamo liberato il patto di stabilità dai vincoli delle politiche di rigore, per cui gli stati possono indebitarsi per far fronte all'emergenza del coronavirus, se no davvero sarebbe stato complicato per qualsiasi stato, a cominciare dall'Italia, a fare le manovre che ha fatto in queste settimane. Sì. Abbiamo liberato ingenti risorse dei fondi strutturali, abbiamo detto che l'ultimo anno della programmazione può essere rinviato al prossimo anno e tutte le risorse, siamo quasi a 37 miliardi per l'Italia, possiamo impegnarli per far fronte all'emergenza del coronavirus. Abbiamo detto infine una cosa molto importante: c'è stato a un certo momento un problema di blocco alle frontiere in Europa, sia da fuori dall'Europa. Avevamo avuto un problema di blocco di tutti gli strumenti che erano necessari per far fronte all'emergenza, insomma, dalle mascherine alle attrezzature per le terapie intensive. Abbiamo liberato tutto questo e abbiamo tolto del tutto IVA e qualsiasi balzello, diciamo, di dazi, in modo tale da rendere più libera la circolazione delle merci, e questo ci ha consentito di recuperare ingenti risorse, tant'è vero che stiamo approvvigionando i sistemi sanitari europei. Insomma, si sono fatte cose molto importanti. Infine, la cosa che io considero la più importante tra quelle che sono state decise è dare massima autonomia alla Banca Europea, in modo tale che abbia potuto liberare ingenti risorse. Siamo di fronte a un programma di circa 1.000 miliardi con cui la Banca Europea sta acquistando i nostri titoli e ci consente di utilizzare queste risorse per far fronte all'emergenza del coronavirus. Quindi, al di là della descrizione di un'Europa che è sempre, diciamo così, un'Europa su cui far giungere tutti i giudizi negativi, c'è un'Europa comunitaria, cioè delle istituzioni comunitarie, dove si fanno straordinari passi in avanti. Dove abbiamo difficoltà? Sempre nello stesso luogo, cioè quando ci sono le riunioni tra gli stati, perché lì scattano egoismi nazionali e lì non si riesce a trovare un punto di equilibrio. Nonostante questo, però, io do un giudizio positivo anche dell'ultima riunione dell'Eurogruppo, sì, dove sono state liberate risorse significative dalla Cassa Integrazione Europea al tema della liquidità per le imprese, dando la possibilità alla Banca Europea per gli investimenti di accedere a risorse significative per immettere liquidità per le nostre imprese, e infine anche un utilizzo del cosiddetto e famigerato MES, che ormai non è più tale, per l'acquisto di materiale, diciamo, sanitario, per far fronte all'emergenza sanitaria, fino al punto... Una piccola parentesi, onorevole. C'è questo problema, soprattutto a sud. La liquidità, di cui tanto si parla, quando sarà disponibile, secondo lei, secondo le notizie che lei possiede? Questo c'entra l'Europa, su questo purtroppo l'Europa non è un interlocutore, perché non è compito dell'Europa. L'Europa libera le risorse, poi tocca agli stati, alle regioni, diciamo, mettere in condizione queste immense risorse che vengono liberate di poter giungere più direttamente alle imprese, ai lavoratori. Insomma, poi tocca alle politiche, diciamo così, dei singoli stati consentire un afflusso più diretto e più immediato.
Ci sono realtà dove questo accade con maggiore facilità, altre realtà dove questo non accade con la stessa facilità. Purtroppo in Italia noi abbiamo un problema di un tasso di, diciamo, elevato di burocrazia, di procedure, insomma, che rende questi passaggi non diretti e immediati, come è accaduto e come sta accadendo nelle stesse giornate in Spagna, in Francia o in Germania. Quindi, più che prendersela con l'Europa, dobbiamo riflettere sullo stato, diciamo, del nostro paese, sui limiti della nostra iniziativa che mettiamo in campo. Bene. L'Italia ha subito gravissime perdite. Pensiamo principalmente alle migliaia di vite umane stroncate dal Covid-19. Sì. Si renderà necessaria una costante azione di lavoro che dovrà partire anche da Bruxelles per creare le risposte indispensabili e concrete non solo per il breve periodo, ma anche per il medio e per il lungo periodo, per superare concretamente gli effetti che questa crisi ci lascerà. In questo periodo, in questa legislatura europea, quali saranno gli indicatori che come PD, come suo gruppo parlamentare, come gruppo parlamentare europeo, potrete pensare di mettere in atto per dare queste risposte, per rendere l'Europa vicina a tutti i cittadini europei? Ma questa è la parte finale del lavoro che stiamo facendo adesso in Europa, non bastano queste misure, sono importanti, determinano una svolta per le politiche economiche europee, che sono state, diciamo, in questi anni molto improntate a un rigore economico. Queste politiche, queste novità che abbiamo introdotto in queste settimane sono una svolta rispetto al passato, ma non basta, proprio perché dovremmo convivere lungamente con la presenza del coronavirus e soprattutto con gli effetti di un lungo lockdown. Noi è la prima volta che sperimentiamo il blocco di intere parti di società europee per un periodo lunghissimo, che sta producendo un problema enorme, sta tutelando la salute dei nostri concittadini, sta mettendo in salvaguardia la salute dei nostri concittadini, ma sta dando un colpo serio all'economia, al lavoro, alla crescita delle nostre società. E dunque faremo i conti subito dopo l'uscita dal lockdown con una crisi economica e sociale molto forte, molto pesante. Allora a quel punto sarà necessario dotarsi di nuove energie, nuove risorse che solo l'Europa può mettere in campo. Per questo stiamo discutendo di un piano di ricostruzione europeo. Questo è il tema che stiamo discutendo, questo sarà l'oggetto del dibattito che ci sarà tra i capi di Stato e di Governo il 23 a Bruxelles e del Parlamento la prossima settimana, perché lavoreremo per mettere in campo un programma, stiamo immaginando un programma di più di 1.000 miliardi di euro da mettere in campo per consentire quella ricostruzione di cui abbiamo bisogno, in modo tale da riaccendere i motori della crescita e dello sviluppo dopo questo lungo lockdown. Quindi questo è l'impegno su cui siamo chiamati a un enorme sforzo come Parlamento, come Commissione, e io mi auguro in uno sforzo nuovo anche dei capi di Stato e di Governo. Bene, il Meridione rischia di essere schiacciato dalla mancanza di fondi e soprattutto per la penuria di infrastrutture. E poco fa il segretario regionale di CISL Scuola poneva il problema legato alla questione della fibra ottica, che non è altamente, diciamo, efficiente in questa fase, alla difficoltà di moltissime famiglie. L'Istat ci ha dato un 30% di dato di famiglie che non hanno i computer per poter garantire ai loro figli l'istruzione. E quindi penso al momento che la rete internet deve avere soprattutto una grandissima importanza per il futuro di questa nostra terra. Su questo ambito in particolare si potrà accelerare in qualche modo, vista la necessità, perché probabilmente da settembre si riparte in questo modo, per tentare almeno di dare maggiore slancio alla connessione, che diventa il metodo di comunicazione per eccellenza? Una delle novità che abbiamo introdotto in queste settimane, soprattutto nel voto del Parlamento della scorsa settimana, prima della pausa di Pasqua, noi abbiamo votato una nuova legislazione sui fondi comunitari, liberando i fondi comunitari da ulteriori lacci e lacciuoli burocratici, per consentire alle regioni, alle città e agli stati maggiore libertà nell'utilizzo di queste risorse. Spetterà loro adesso utilizzare queste nuove risorse, ingenti risorse che hanno a disposizione, per farle, diciamo, fluire nella società, nelle imprese, nelle famiglie, nei lavoratori,
per grandi obiettivi infrastrutturali, di cui non c'è dubbio il tema di una rete in grado di supportare soprattutto dati materiali e immateriali, insomma, a cominciare da internet, dal digitale diffuso e così via, mi pare un punto decisivo per il nostro mezzogiorno. Qui ci sono risorse significative che l'Europa mette a disposizione, toccherà al governo, toccherà alle regioni utilizzare questa opportunità e nei prossimi mesi recuperare anche un ritardo che si è via via accumulato nel corso degli anni. Un'ultima domanda, onorevole. Lei è stato eletto nel collegio meridionale e tra l'altro ha anche un rapporto molto diretto con il territorio. Per il tramite della nostra trasmissione, quale messaggio vuole inviare ai nostri telespettatori che peraltro potrebbero anche essere stati suoi elettori? Avere fiducia, questo è un momento difficile. È un momento difficile per chi e oggi a casa e soprattutto per tanti lavoratori, tante lavoratrici e anche tante persone che spesso non hanno un rapporto continuo con il lavoro oppure sono nell'economia informale, nel lavoro nero e che oggi vedono la loro prospettiva davvero difficile. A loro vorrei dire c'è una politica, ci sono delle istituzioni che sono pienamente in campo perché davvero nessuno possa rimanere solo e nessuno può essere lasciato indietro. Noi dobbiamo creare le condizioni perché dopo questa drammatica crisi sanitaria non solo tuteliamo di più la salute dei cittadini, ma garantiamo a ognuno, diciamo, una maggiore tranquillità e una maggiore serenità dal punto di vista economico e sociale. Io credo che questa sarà la grande sfida su cui si misureranno le istituzioni, le forze politiche e anche la credibilità di un'Europa, insomma. Quindi la grande sfida è non lasciare nessuno solo. Io credo che dovremmo prendere atto, diciamo, di quello che Papa Francesco ci ha detto in queste ore drammatiche con la solita, diciamo, forza delle sue parole, quando ha parlato anche della necessità di trovare strumenti universali che tutelino di più soprattutto chi ha meno in questo momento nella nostra società e che rischia di soffrire di più soprattutto dopo che usciamo dal dramma sanitario. Ecco, credo che questo è il messaggio che vorrei lasciare. C'è una politica, ci sono delle istituzioni che sono pienamente in campo perché tutto questo possa accadere. Quindi grande fiducia, grande responsabilità in questo momento che possiamo insieme uscire da questa difficile situazione. Benissimo, io la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità, spero di poterla avere nuovamente nostro ospite, le auguro buona serata e tanti cari auguri per la Pasqua che è passata. Grazie. Grazie anche a voi, grazie, quando volete sono qui. Grazie, grazie. Buona serata. Adesso dovremmo avere in linea il dottor Pietro Di Paolo. Lui è un cittanovese e lavora a Bergamo in una clinica, lui è un medico. E sicuramente tutto quello che in questi giorni e da quando purtroppo c'è stata questa tristissima circostanza che è stata alimentata appunto dall'emergenza e dal coronavirus, ha vissuto qualcosa di straordinario che abbiamo, come dire, non il piacere, ma abbiamo l'opportunità di poter condividere per comprendere quanto è importante in questo momento rispettare le regole. Buonasera dottore, grazie per essersi reso disponibile. Grazie a lei, buonasera a tutti, anche ai suoi ascoltatori, a tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito e per l'opportunità che mi avete dato. Lei, come dicevo prima, si trova a Bergamo. Come ha vissuto questa particolarissima fase che tra l'altro proprio nella sua città ha fatto registrare un'altissima aggressività del Covid-19? Sì, è vero, è vero. Io sì, lavoro a Bergamo e anche per me in effetti all'inizio non è parsa abbastanza chiara la reale portata del fenomeno, non ho avuto, diciamo, come molti del resto, l'esatta percezione di quello che sarebbe potuto diventare tutto questo problema. La Cina in effetti è lontana e anche quando arrivavano le notizie dai telegiornali si pensava che comunque la cosa a noi non ci dovesse riguardare o comunque non ci dovesse interessare così tanto. Poi invece è successo che ci sono stati i primi casi in Lombardia, a Codogno, e lì si è creato il primo vero focolaio. Da lì
è stato praticamente come un incendio incontrollabile che da alcuni focolai poi invece si è espanso in maniera incontrollata e incontrollabile, e alla fine ha fatto della Lombardia il centro nevralgico, il centro diciamo principale dove si è registrata la più alta concentrazione di contagi e anche la più alta concentrazione di decessi. Sul perché si possa essere creata questa situazione, sulle ragioni che hanno portato a far diventare la Lombardia il centro dove in pratica si sono registrati tantissimi casi di coronavirus, immagini che praticamente la Lombardia registra il 50% dei casi che ci sono stati in Italia e l'Italia praticamente ha registrato il 25% dei casi mondiali. Sì. Sulle ragioni che hanno portato a questo dramma nella città di Bergamo in particolare, addirittura pare che ci siano in corso delle inchieste giudiziarie dove ballano dei capi d'accusa abbastanza gravi. Evidentemente, probabilmente qualcosa non ha funzionato nella macchina organizzativa, nella macchina che avrebbe dovuto contenere il contagio, e soprattutto evidentemente non è funzionato riuscire a contenere il problema a livello territoriale. È successo che dopo i primi casi gli ospedali sono stati invasi da pazienti con sintomi e ci si è trovati in una situazione incredibile dove in pratica in brevissimo tempo si sono saturati tutti i posti di rianimazione e con estreme difficoltà per i colleghi che vi lavoravano e che a volte probabilmente hanno dovuto fare delle scelte drastiche. Sì. Si è creata una situazione per cui l'ospedale è divenuto esso stesso un centro di contagio, proprio perché c'è stata un'affluenza notevole di pazienti. E questo ha portato a questa situazione devastante. Lei... Per fortuna, forse in questi ultimi giorni si inizia a intravedere uno spiraglio di luce e speriamo che sia così per i giorni a seguire. Lei rende servizio in una clinica che improvvisamente è diventata Covid zona. È cambiato tutto in pochissimo tempo. Può descriverci quali sono stati gli scenari operativi proprio da un punto di vista medico-sanitario? Ma sì, io faccio il neurologo in questa clinica di Bergamo, che è la clinica San Francesco, che è una struttura privata accreditata, una struttura ecclesiastica, sì, dove mi occupo essenzialmente di problemi neurologici, e in questa occasione di punto in bianco praticamente siamo stati catapultati io e i miei colleghi in una realtà completamente nuova per quanto ci riguarda, perché all'inizio, quando poi a un certo punto si è visto che la situazione stava degenerando, abbiamo subito chiuso tutti i reparti diciamo normali della clinica e li abbiamo trasformati in reparti Covid. All'inizio abbiamo ricoverato, i ricoveri riguardavano praticamente infermieri, personale della clinica, colleghi medici, poi via via abbiamo supportato l'attività dell'ospedale di Bergamo e degli altri ospedali della zona che mandavano i pazienti meno gravi. Ci siamo trovati in una situazione completamente nuova ad operare con i miei colleghi, abbiamo dovuto prendere dimestichezza con procedure e termini con i quali non eravamo abituati, abbiamo dovuto far fronte a problematiche di tipo respiratorio che caratterizzavano questi pazienti, abbiamo dovuto prendere appunto confidenza con respiratori, con ventilatori, con termini che fino ad allora non erano molto ad uso per me neurologo, ma anche sì, per gli altri miei colleghi che si occupavano di altre cose. In questo siamo stati, devo dire, supportati moltissimo dai colleghi anestesisti che ci hanno aiutato moltissimo in questa circostanza. E un'altra cosa che è venuta fuori lavorando continuamente in questo contesto è stata una grande, come posso dire, spirito di collaborazione, di solidarietà tra noi colleghi, tra gli infermieri. Si è creata praticamente una squadra che aveva come unico obiettivo quello di cercare di far star meglio i pazienti, quello di cercare di togliere i pazienti al più presto possibile dalla situazione drammatica in cui si stavano trovando. È stata molto dura e continua ad essere dura, anche attualmente la mia clinica ha all'interno solo pazienti con Covid, però piano piano cerchiamo di farcela. Bene, bene. Purtroppo tra le vittime ci sono state sino ad ora anche moltissimi suoi colleghi medici. Conosceva qualcuno che a causa del Covid-19 ha perso la vita?
Questa è stata un'altra nota molto molto triste di tutta questa vicenda. Ad oggi circa almeno 100 colleghi medici sono venuti a mancare per questo problema, e nella mia clinica in effetti c'è stato il caso per cui fino a una settimana prima si lavorava fianco a fianco con colleghi internisti, con colleghi cardiologi, con colleghi chirurghi, e dopo una settimana li avevamo ricoverati in clinica in condizioni disperate. Anche molti infermieri, anche colleghi medici, e purtroppo devo dire uno di loro è venuto a mancare. È stata ed è tuttora una situazione veramente molto pesante. Molti colleghi hanno avuto dei crolli psicologici e non ce l'hanno fatta, non sono riusciti a sostenere questo forte carico emozionale che questa realtà, a cui questa realtà ci ha messi di fronte. Purtroppo sì, devo registrare che qualche collega effettivamente non ce l'ha fatta, purtroppo. Molti però per fortuna ne stanno uscendo, alcuni ne sono già usciti, e di questo sono molto contento e siamo molto contenti tutti. Ecco, speriamo che vada bene veramente per tutti. Un'ultima domanda, dottore: essendo lei di Cittanova ma attualmente fuori sede, quali consigli vorrebbe dare ai cittanovesi, appunto, per superare positivamente questa fase di quarantena? Ma intanto ai cittanovesi voglio porgere un saluto caloroso e un abbraccio virtuale, anche nella speranza che questa giornata, che per noi è tradizionalmente una giornata di festa, occasione di incontri conviviali, come da sempre è stata la Pasquetta, sono invece stati costretti a rimanere a casa, e di conseguenza voglio fare anche, come dire, un plauso ai miei concittadini per come stanno gestendo questa situazione difficilissima, per come sono riusciti a mettere in pratica i consigli che sono stati dati a livello governativo, e come veramente sono riusciti a comportarsi in maniera esemplare. Mi arrivano di tanto in tanto telefonate di amici che mi dicono che a Cittanova c'è il deserto, che non passa nessuno, e questa è una cosa fondamentale, una cosa importante, una cosa che, per quanto difficile, bisognerà continuare ancora a perseguire. Il distanziamento sociale al momento è l'unica arma che abbiamo per far sì che il virus non prenda piede, e soprattutto giù a Cittanova, in Calabria, questa cosa è importante, e questo messaggio deve essere chiaro e deve essere messo in pratica. Sappiamo quali potrebbero essere le conseguenze di una diffusione di un'epidemia dalle nostre latitudini. Quindi il consiglio che mi sento di dare ai miei concittadini è quello di continuare a comportarsi così come si stanno comportando, perché stanno facendo un ottimo lavoro, di avere fiducia e coraggio, perché comunque si inizia a intravedere uno spiraglio. Benissimo. Per cui rivolgo un saluto a tutti i miei concittadini e un augurio affinché tutto questo possa finire al più presto possibile e si possa tornare quanto prima a incontrarsi e stare insieme. Benissimo, dottore, io la ringrazio per la sua disponibilità, speriamo di poterla avere nuovamente come nostro ospite, ma per trattare tutt'altro discorso, con la speranza di aver superato questa triste pandemia. Le auguro buona serata. La ringrazio tantissimo per questa opportunità che mi ha dato, e le rivolgo i miei saluti, ripeto, anche a tutti i miei concittadini. Grazie. Grazie, buonasera, buonasera. Adesso, buonasera, andando avanti, siamo giunti quasi alla fine. Dovremmo avere in linea Vincenzo Musolino, che è componente della segreteria regionale CISL. Con Vincenzo appunto, cogliendo la sua disponibilità, approfondiremo discorsi legati molto di più al segmento della natura economica, andando anche a toccare alcuni ambiti sociali. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi e a tutti i telespettatori di Telemia. Mi ritrovo con piacere ad essere ascoltato dalla vostra rete, dai vostri telespettatori. Grazie. In questo particolare momento storico la politica sembrerebbe segnare il passo. Purtroppo si assiste in Italia ad una serie di scontri, ma il vero assente è il confronto. Nel mondo del sindacato noi sappiamo benissimo che il confronto è il sale indispensabile. Questa strada attualmente percorsa dalla politica italiana a cosa ci porterà? Ma guardi, io per la verità devo rappresentare a lei, ai telespettatori, al mondo del lavoro di questa terra, della Calabria, della Piana, della Ionica,
perché in questi ultimi tempi c'è stata per la verità una sorta di inversione di tendenza, tant'è che le tre segreterie confederali nazionali hanno rilanciato il termine della concertazione, che era molto in voga e che ha prodotto risultati di una certa rilevanza, di una certa importanza per la classe lavoratrice italiana, che è il termine della concertazione. Francamente, in un primo momento avevamo registrato una spinta a non limitare molto le attività nelle fabbriche, nei posti a rischio, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, soprattutto laddove il rischio di contaminazione era ed è continua ad essere altissimo, come ha riportato poco fa il dottore nel bergamasco. Sì. Ed eravamo purtroppo arrivati alla determinazione forte, rigida, di proclamare lo stato di agitazione. Per fortuna il governo, devo dire che nella persona del Presidente, ha avuto una sensibilità particolare, perché poi magari ci ritorniamo pure, certo, dopo. Noi non possiamo pretendere di cedere il passo agli egoismi personali, alla corsa all'arricchimento o a sfruttare una pratica tipica dell'essere umano, che di molti esseri umani, che è quella di far fortuna sulle disgrazie delle persone. E questo non è possibile, non è concepibile, soprattutto in una fase emergenziale come questa, che esperti più bravi di me, sicuramente, che mi hanno preceduto in questa lodevole iniziativa che state facendo questa sera e credo nelle altre serate, hanno già anticipato. Poi magari ci rivolgere il mio applauso e qualche mia osservazione anche, certo, alle cose che ho sentito poco fa di natura politica e non sicuramente sanitaria, perché non sono un medico. Strategicamente il Meridione sta pagando per l'ennesima volta il prezzo di un divario che sembra non essersi mai colmato, ne abbiamo parlato con gli altri interlocutori. In questa occasione potrebbero esserci, a suo giudizio, le giuste energie per dare uno slancio nuovo alla Calabria, perché ormai si sta comprendendo da tutte le parti che questa pandemia deve diventare per tutti, tra l'altro, un'opportunità, altrimenti si finisce male. Sì, sicuramente. A me spiace, per la verità, entrare nel merito, nella carne viva, sotto una fase emergenziale, in una fase delicatissima come questa. Sì, le differenze continuano ad essere marcate, tant'è che anche il medico cittanovese che mi ha anticipato mi ha un po' fatto riflettere tanto sul mio status di calabrese, come quello di tanti altri calabresi, tanti cittadini di questa terra bella ma purtroppo sfortunata. Paradossalmente anche la classe medica, molti amici che ho sentito che sono in Lombardia, che lavorano, hanno auspicato che non la grave, le gravissime conseguenze che si potrebbero perpetrare nel caso in cui ci fosse un'epidemia come c'è stato al nord. Per l'altro verso, io credo che debba essere questa l'occasione per ripensare tutto, lo diceva anche il collega prima della CISL scuola, il segretario della CISL scuola, dovrebbe essere questo il momento e l'occasione per rivedere un po' il modello, non solo il modello dello stile di vita, ma anche il modello di sviluppo che ci ha portato in tantissimi anni a vivere al di sopra delle nostre possibilità, a consumare eccessivamente, a non mettere in campo per esempio quell'economia circolare che potrebbe salvare le nostre terre, le entroterre, le periferie, che potrebbe e che deve in qualche modo frenare questa fuoriuscita di giovani, di menti, di studenti, di ragazzi che vanno via. Ed è grave, i dati sono allarmanti, sono gravissimi, non è possibile più assistere a questo. Dobbiamo ripartire da questo per rilanciare, per riposizionare la Calabria all'interno del tessuto produttivo, economico e produttivo nazionale, ma sicuramente bisogna ripensare un po' tutta l'economia, perché il problema vero è che la gente ormai, i ragazzi non vanno più via dalla Calabria verso il nord, ma vanno verso l'estero, probabilmente a fare robe diverse da quelle che hanno poca attinenza con i propri titoli di studio, e questa è una cosa che non va bene. Sicuramente serve un piano europeo e non aspettare che finisca il lockdown. Mi dispiace contraddire l'amico onorevole europarlamentare che ha parlato prima, sì, ma non possiamo avere questo modello di Europa che ha delle discrepanze, delle
grandissime forbici di differenziazione dal punto di vista economico. Non è, l'Europa deve essere uguale sotto tutti gli aspetti, anche nell'affrontare questa epidemia e questa pandemia. Non si può pensare di lasciare solo uno Stato e ognuno vada per i fatti suoi. Non abbiamo fatto un'Europa geografica, un'Europa monetaria, e adesso serve un'Europa politica, sicuramente serve un'Europa politica di eguaglianza e di giustizia. Qualcuno l'ha richiamato prima di me, sì, il richiamo del Papa, diritti universali e coperture e reti di protezione universali. Secondo lei, quale sarà il settore che alla fine di questa pandemia sarà il più colpito? Ha un'esperienza nell'ambito sindacale che non è breve, piuttosto ampia, e quindi ha visto passare tanta acqua sotto i fiumi e di conseguenza potrebbe avere un punto di vista abbastanza ampio. Lo vuole condividere con i nostri telespettatori? Sì, guardi, io ho avuto già modo di dirlo a qualche altro suo collega che mi ha sentito in questi giorni. Sicuramente le rispondo subito, ci sono settori che soffriranno in modo particolare. Guardi, io ho apprezzato molto l'intervento del dottore Beccaria, mi pare, quello che ha parlato per primo, l'imprenditore alimentare, mi pare fosse, della distribuzione. Sì, il dottore Beccaria. Esatto, che io devo dire ho apprezzato tantissimo la sua grande onestà intellettuale, non solo nella misura in cui non ha denunciato una pseudo crisi che molti hanno l'abitudine di fare, perché lui ha detto: noi abbiamo mantenuto i livelli occupazionali, sì, ci stiamo organizzando, ci stiamo riposizionando, abbiamo ripensato anche il modello organizzativo della nostra impresa per far fronte a questa epidemia, facendo anche tra l'altro trasparire quello che io prima dicevo: non si può in questo momento realizzare occasioni di speculazione. Non è possibile, guardi, mi creda, andare in un negozio e acquistare una mascherina di carta che costa, sì e no, sarà costata 10 centesimi, e pagarla 3, 4, 5 euro. Questo non è deontologico, non è etico, perché la fase è delicatissima. E mi fermo qua per non polemizzare ulteriormente. Sì. Le posso dire che dall'esame che abbiamo fatto, dopo l'accordo che abbiamo sottoscritto con la Regione Calabria sulla cassa integrazione in deroga, il settore dei servizi è quello che ne risentirà in maniera particolare. Mi riferisco agli esercizi commerciali, agli studi professionali, agli studi medici, agli studi di specializzazione. Mi riferisco al turismo, in parte anche alla grande distribuzione. Questi saranno settori che ne soffriranno particolarmente, perché se lei verifica nelle nostre zone, così come in Italia, sono chiusi i bar, sono chiusi i ristoranti, sono saltate le prenotazioni. Diciamo che è saltato un po' tutto. È saltato un po' tutto, meno male che in qualche modo con le dovute limitazioni e precauzioni, così come è stabilito nel protocollo sottoscritto col Presidente del Consiglio, si è mantenuta la produzione, e guai se non fosse stato così, della catena agroalimentare e della catena della distribuzione chimica, quindi di farmaci e di altri prodotti. La metallurgia purtroppo è sospesa, ora c'è una pressione anche grande per riprendere il lavoro nei campi, nella silvicoltura, perché francamente lei capisce che siamo in nel sud Italia, dove il clima estivo è particolarmente pesante. Se non facciamo la normale, anche qui sarebbe da aprire un dibattito molto, molto ampio, dei boschi e delle campagne, c'è un rischio incendi che complicherà ulteriormente la già grave situazione pandemica che stiamo soffrendo. Questi sono i settori a più alto rischio, bisognerà intervenire, bisognerà vedere come fare, perché le misure fin qui adottate hanno in qualche modo sopperito, però ci sono dei freni che poi, se vuole, magari glieli declinerò. Il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro Gualtieri hanno in più passaggi illustrato appunto delle misure legate al fatto che gli italiani presto riceveranno dei fondi per affrontare questa crisi. Ora, noi abbiamo visto che una parte di questa misura, diciamo, è arrivata per il tramite dei soldi che l'ordinanza della Protezione Civile ha dato ai comuni per i buoni spesa. Addirittura, come diceva il dottor Barca, a Taurianova
prima di Pasqua questi buoni non sono stati distribuiti, mentre il comune di Cittanova, il comune di Cittanova ad esempio ha già distribuito questi buoni, le persone hanno potuto trascorrere la Pasqua facendo anche la spesa utilizzando questi buoni. Ora, non per aprire una polemica, ma per puntualizzare, nel secolo dell'informatica, se in America sono stati già accreditati questi soldi alle famiglie, in Italia è accettabile che tutto questo tempo, da quando è stata aperta la crisi, oggi siamo al 13 di aprile, moltissime persone non lavorano da un mese, non portano soldi a casa da un mese, può essere accettata? Ma non è accettabile, non è accettabile nel modo più assoluto, lei ha ragione, dottore Rao. Guardi, io sono veramente arrabbiato, per non usare termini più coloriti che non mi appartengono, ma possiamo ancora assistere a diatribe politiche tra governatori di un colore politico differente dal colore politico del governo che speculano su queste robe qua? È ancora concepibile che si facciano queste schermaglie e queste scaramucce politiche? È sopportabile che Reggio Calabria abbia già disposto i buoni, che Milano l'abbia fatto e che Taurianova non l'ha fatto? Cioè, noi possiamo continuare a giocare sulla pelle della povera gente? Ci sono strumenti che oggi consentono di stabilire chi è nelle condizioni di ricevere questi buoni. Certo, se poi ci mettiamo a far politica becera, probabilmente i buoni o i pacchi alimentari saranno ritirati da qualcuno che li va a prendere col sub da 100.000 euro. E questo attiene da un lato all'etica e alla deontologia di chi consegnerà materialmente questi beni, ma appartiene anche ad uno sfruttamento che fa semplicemente rabbrividire della politica a livello locale. Non posso immaginare che succeda alla data odierna che ancora il governo si sia adoperato per accelerare i tempi e i buoni alimentari non siano sospesi. Le aggiungo, poi magari me la tenga a mente, me la riformi, sì. la domanda. Tenga conto che noi nella sottoscrizione dell'accordo quadro per la cassa integrazione in deroga, la Calabria è stata, credo, la seconda d'Italia dopo l'Emilia Romagna. Noi abbiamo buttato il sangue in questi giorni, abbiamo rischiato la nostra vita ad andare a dibattere con gli assessori regionali per sottoscrivere questo accordo, per accelerare i tempi. Abbiamo fatto in modo di bruciare la burocrazia, di evitare gli esami congiunti delle relazioni sindacali, pur mettendo la causale della Covid, del Covid-19. Abbiamo sottoscritto un accordo nazionale con l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, che consente ai lavoratori di recarsi in banca e di avere l'anticipazione di questa cassa integrazione. Mi risulta che ad oggi ci siano istituti bancari periferici che non sono in linea con chi li ha rappresentati nella sottoscrizione di un accordo nazionale con CGL, CISL e UIL. Questo è vergognoso, è qualcosa di terribile, è qualcosa di spaventoso, perché la Calabria già soffriva, come soffriva per le differenze che lei ha declinato con intelligenza e con saggezza. L'aggravarsi adesso di situazioni anche di terribili di lavoro nero, di sfruttamento, di sottosalario, di falsa retribuzione rispetto alla retribuzione reale, azzerato il proprio rapporto di lavoro, non si può concepire che la gente si veda tradita da chi ha le proprie rappresentanze. Questo non è il momento per giocare sulla pelle delle povere persone. Comunque, perché noi bene o male, il minimo di garanzia ce l'abbiamo. Noi speriamo di poter ritornare su questo tema, perché è molto importante. La prossima settimana cercheremo di capire come mai il comune di Taurianova, che attualmente è commissariato, non ha dato seguito appunto all'erogazione di questi buoni. Se lei mi dà la sua disponibilità, io vorrei richiamarla, per continuare questo nostro discorso. Io al momento le devo dire grazie per la sua disponibilità. Le chiedo scusa se non possiamo andare avanti, ma il tempo è contingentato. Speriamo di aver altre occasioni. Assolutamente. Altre occasioni. Bene, speriamo di aver potuto dare un servizio ai nostri telespettatori e la ringrazio per la sua cordiale disponibilità.
A voi, grazie a voi, grazie ai vostri telespettatori, una buona serata. Benissimo, noi siamo giunti alla conclusione di questo nostro approfondimento. Ringrazio nuovamente tutti gli ospiti che si sono alternati, il dottor Fulvio Barca che è un imprenditore, Arcangelo Carbone che è segretario regionale di CISL Scuola, Andrea Cozzolino, europarlamentare, il dottor Paolo Di Pietro appunto medico che è un cittadino attualmente a Bergamo, e Vincenzo Musolino che abbiamo ascoltato in conclusione, componente della segreteria regionale CISL. Ringrazio soprattutto tutti voi per averci seguito anche questa sera e torneremo nuovamente la prossima settimana con questi approfondimenti, cercando di trovare le risposte alle domande che sono rimaste aperte e soprattutto sperando di poter documentare il calo, la diminuzione di questo effetto Covid-19, guardando con speranza quello che dovrà essere il futuro. Grazie ancora e buona serata a tutti. Hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.